la troia mica profitera dura. Anche la trita che mica da domani via a Laura o turi al di subito qua. La mia paladin chef famosa per l'estate e parti via anche l'altra con la volta. Chi guarda osserva a plantare una pianta da frutta. Tutti le piante da frutta per portare la frutta a casa vuole i gang. Un toc selvatic e un toc domestico si chiama. Un toc selvatic è un toc chilò. Chilò non cambia di nesto, si chiama proprio nodo di nesto, arresti a fuori dalla terra. Perché se quello va sotto a terra, essendo un toc selvatic molto più forte che quel domestico, il toc selvatic calciava sopravvento e fa tornare selvatic la pianta. È chiaro il motivo, più o meno? Ok. Quindi, bel birch, giù la pianta, mi c'è più giù il pal, visto che non si fa un po' mai al vento, stanno in modo particolare, ogni due dì le scià. Se no, che succede? Se la pianta l'avevo mica fissata un po' specialmente prima, la continua a Samoa, li radis li Samoan e li mica un attecchimento ideale. Fai tal birch, posto giù la pianta, acqua, tanta acqua. Calcolai che la pianta essa la subisce in shock perché l'avevo spostata, garuino mica tanto in radis, per fortuna perché è già tutto in container ormai. Però è sempre in shock, è sempre in spostamento. E allora che indagasse vola al meglio possibile la continuità della sua crescita. Se l'altro la mette un giù, la cura un mica, che ha mica acqua, la pianta la tribula. E allora giù acqua. E avevo mica di un bicchiere, bensì riempì proprio al pezzo. C'è acqua, vuno? Ah, smiga. Ti ho domande che io ho. Ah, buon. Allora la corrente. Ok. Calgaresti a ben l'umidità sta pianta. Salienta scispat le sbaiù i travia dal tutto. Mettete che in mezzo smarcisan l'erba la fa humus. Quindi la che porta nutrimento alla pianta.